All'Università degli Studi del Molise si torna a parlare di trasparenza bancaria. La normativa a distanza di 25 anni dalla introduzione della prima disciplina si è trasformata, risentendo della produzione normativa europea. Seconda conferenza annuale sulla trasparenza bancaria oggi all'Unimol. Al Dipartimento Giuridico del Capoluogo, attenzione rivolta alla disciplina che permette di razionalizzare il mercato dei servizi e dell'offerta e che persegue la correttezza dei rapporti con la clientela in chiave di valutazione consapevole della convenienza di quanto proposto e di riequilibrio delle disparità di posizione. Tante le novità, nonostante l'alluvionale produzione normativa europea. Il tema resta attuale, soprattutto per via delle tensioni e delle crisi che stanno attraversando il sistema e che impattano sul rapporto tra banche e società. C'è un eccesso di regolazione che caratterizza tutti i processi di liberalizzazione del mercato, paradossalmente si parla di inflazione normativa e quindi c'è un'esigenza di semplificazione che consenta un'effettiva efficienza di questo apparato regolamentare e normativo che diciamo, indirizzi il mercato verso una maggior integrità, verso una maggiore efficienza, verso una razionalizzazione dei processi che si trasformi anche in tutela per il cliente, per il risparmiatore, per il prenditore di credito. Quali sono oggi in Italia gli eventuali problemi legati proprio al sistema bancario? Dunque, noi abbiamo da qualche anno introdotto attraverso l'articolo 128 bis del testo unico bancario, attraverso la Banca d'Italia, un sistema di tutela dei consumatori e dei clienti che si chiama arbitro bancario e finanziario, che funziona molto bene. E il 70% del contenzioso che risolve attiene al credito al consumo e alla cessione del quinto dello stipendio. Quindi a settori dove l'accesso al credito serve a realizzare talvolta esigenze essenziali, bisogni essenziali della persona. Quindi si pone, diciamo, come ammortizzatore della crisi economica e creando però, laddove non sia regolato efficacemente, laddove non sia garantita appunto l'integrità del mercato, la correttezza del comportamento degli operatori, creando dei disagi per fasce meno abbienti, per fasce più esposte della popolazione.